Le rane. Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. 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 Aiutatemi. Rana. 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 Sei una cazzo di rana. Esilarante, bellissima trasmissione. Wow! Grazie per tutti quelli che si stanno abbonando. Ma che cos'è questo vuoto nell'inquadratura? Come il vuoto che alberga i nostri cuori. Pensano nel nostro cervello. Anche. I nostri anche. Ani. Regà, oggi finalmente smonteremo quel beota, quel cretino di Federossi. Ma che cazzo è sta gente? Ma chi invitate?
Ma chi è questa gente muscolosa? Anzi, quella che ti ammazza il bot. Cioè, questa gente tutta muscoli, niente cervello. Non è invitato e mai sarà invitato. Questi broccoli che camminano. Ma che è? Ma chi sono? Ma quando entra... Allora, oggi abbiamo un ospite che non è sto Fede Rossi, non è lui. È uno che tu dovrei dire le stesse parole davanti a lui. Ciao. È uno che ha avuto un dissing con Fede Rossi. Che ha avuto un dissing con... C'ha un braccio grosso come la gamba mia, come la coscia mia. È 5 volte me, quindi io quindi, non te posso difendere. Non faccia dopo. Non te posso manco difendere. Alza così ti sbrulla. Lui di solito fa il bullo quando ci sei stavolta. E io lo denuncio, ok? Allora, l'ospite è in ritardo, starà qui verso le 10:30. È un ritardato. Che hai detto? Ha un ritardo. Però noi vogliamo un attimo capire. Allora, io non seguo sto mondo, è molto informato Marra, di differenza nostra. Però do per scontato che anche molti di voi, ringraziando Dio, non sanno chi cazzo è sto Fede Rossi. Motivo per cui qua ci abbiamo. Che cazzo stai facendo? Non ti preoccupare, continua. Motivo per cui qua ci abbiamo dei video introduttivi. Che voglio vedere. Fondamentale questo per il pulcino. Fondamentale. Questo qua me l'ha portato Anna. Questo è Simone Santoro. Quando Simone Santoro in presenza di ospiti. Sono carino. Simone Santoro. Questo qua invece. In presenza di ospiti 2. Questo invece era. Pensate un po'. E questo invece è Simone Santoro senza ospiti. Vogliamo raccontare la storia tipo di queste cose che. Vai, allora. Quel pulcino me l'ha portato Anna quando stavo in ospedale. Perché io invece di chiamare Narino, quello che si fa con il limone, lo chiamai il pulcino. Certo. E questo diventò un meme tra me e Anna. No? E quindi me. E la storia di questo Tony Stark? Questo qua invece l'ho trovato nell'uovo di Pasqua che. E la storia di questo tigro? Questo è l'unico ricordo che ho del mio cane. Era il suo pupazzo con la quale giocava. Gliel'ho comprato che avevo 8 anni. Grazie. E quindi me lo tengo lì come ricordo. Certo. Bellissimo poi tigro, molto impolverato. Vabbè, comunque momento Amarcord. Non depensiamo, guardiamo chi è sto faciolo. Allora, introduciamo Fede Rossi partendo dalle sue origini su dalle YouTube. Sue origini, qua vedo... È iniziato con un altro personaggio di spessore, sì, un luminare. Andrea Di Bre. Allora, se iniziamo... Ma chi è? Che cazzo è? Ma io non l'ho mai visto in vita mia. Questo è, sì. Ma chi cazzo è? Questo. È? Ma che cioè lui ha iniziato... No, vabbè, no, io voglio vedere questo, raga. Non so voi, sicuro, sì. Ma io questo qua lo picchio. Attento a quelle che sono. Oh, gentili telespettatori, siamo veramente alla follia totale. Che è? Ormai DJ Prati non sta diventando TV Verité. Guardate a che livelli arriviamo. Ecco che arriva il nostro... Frankie Feticcio, ciao Frank. Ciao a tutti amici di Media Shopping, siamo oggi qui riuniti per farvi vedere tutte le nuove tecniche di Pumping Extreme al di fuori delle regole convenzionali. Davvero al di fuori da ogni convenzione, ma come mai sei uscito dal nulla? Ma perché noi facciamo tutte cose molto strane qui, siamo tutti molto inventiva, ci piace andare un po' su, poi tornare un po' giù e poi dopo ancora su un'altra volta. Adesso ci fermiamo perché tra un po' cadiamo per terra, amici. Portacci tu a stronzo. Allora seguite i consigli per gli acquisti di Media Shopping con questo istruttore d'eccezione, Frankie Feticcio. E quindi forse anche voi tornerete in forma con i consigli di questo grande Prometeo moderno. Ora andiamo amici, andiamo a farvi vedere qualche cosina. È il momento, adesso prendiamo in mano la scena, seguitemi e andiamo assieme a me a fare nuovi esercizi. Come on amici. Sto a sudare come una merda. Questo è quello che Marra vorrebbe fare, ma non ha il coraggio. Cosa? Questo che fa Fede Rossi. Ora io intanto. Wow! Che simpatia, ammazza. So, bello, è uscita bene questa. Sì, lo so, ma io lo so che tu sogni queste cose. Sì, hai sogni bagnati di fare. Sogni bagnati. Con la musica rock. Non sei più rock e non sei più merda. Ma che è?
Sì, io sto lavorando in questo comunque sta in campana stasera, che rischi e botte da diverse vorrei provare sta cosa così, vorrei provare. A me non mi ha mai menato nessuno in vita mia. Mai e oggi mai. Non sarà la prima volta. Te scappi, zi. Cioè, quando te legano. È un po'. Ognuno ha i suoi metodi. Grazie mille per il sub. Grazie. Vabbè, ma noi che ce ne frega, scusate. Andiamo a scoprire le opere d'arte mobili della California. Ma qua stava già fatto di prega, di che volete parlare? No, no, no. Caso noi abbiamo freddo, abbiamo queste stufette per fare riscaldamento. Sì, manuale, come on! Dobbiamo vedere qualcosa tipo che faccia capire. Mettiamone un altro. Tipo proprio... quanto è coglione magari, no? Questo, comunque... qui, follia suicida in autostrada. Follia suicida, vai, vai. Attenzione, cazzo! Perché finalmente l'unico in Italia che oserà attraversare la Firenze Pisa Livorno! Ma quando ancora se non ne sono troppe bombe! Vogliamo la TV verità che spacchi tutto! Franchi Comando! Per voi oggi facciamo questa pazzia, Lola! Quale? Stavo a messaggio subliminale. È qua, qua. Vogliamo la TV verità che spacchi tutto! Frate! Vogliamo la TV verità che spacchi! Non lo so. Mandalo a 025. Detective. È importante, è importante. È molto importante questo. Dalla faccia sua, vabbè, non cambia molto in realtà. Magari un cazzo ci bannano. Cazzo. Un cazzo enorme. Fight Club. Ma devi fascia, dai. Ma io è meglio se sto zitto, se no offendo pesantemente. Iscriviti al partito propaganda di Preista per il dominio e il controllo del mondo di Pre, il tuo unico dio. Grande. Infatti sei un dio cane. Spacchi tutto! Franchi Comando! Facciamo questa pazzia, Lola! Andiamo adesso! Attraversiamo questa autostrada! Io penso che il punto più basso che può raggiungere un essere umano è cercare di mettersi in mostra devi vicino a sto coglione. Sono perfettamente d'accordo con te, Gianluca. Il punto più basso che non hai null'altro da offrire a questo mondo. Senza offesa per Omiadol e Anima, che ci hanno fatto pure loro una cosa tipo anni fa, non so se avete visto. No, ma cosa? Senza offesa a chi? Omiadol Guanima. Ah, il candidativo del tubo? Vabbè, lei è un'altra... Io parlo di chi se fante rivista la diva del tubo e penso sia andata un tantino oltre. Ci si è messa insieme. Perché non lo sapevi? Omiadol Quanima, che hanno fatto un'intervista con Di Pre. Ma pure Dose l'ha fatta. Infatti è un coglione. Vabbè, un'intervista io l'avrei fatta con Di Pre, però queste cose sono squalidissime. Io voglio un'intervista all'ora Di Pre. Io voglio intervista Di Pre. Un'intervista l'avrei fatta perché a me mi fa tagliare, però queste cose sono squalidissime. Cioè. A parte siamo di pari rischio ban, però vabbè, no. Ci siamo in porta a casa! Il record! Uno! Forza! Porta a casa! I neuroni che sarà più. Ma che è? Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Ha attraversato la strada! Bene, alla prossima, grazie! No, ma ti rendi conto io che cazzo lo devo vedere? Aspetta, che metto la giacca. Quello con Rosario Muniz io vorrei vedere. Quello con Rosario Muniz. Questo. Violentissimo incontro a Lecce.
Federossi, no, ce n'era uno che era greve. C'è sta pure questo comunque interessante. Frankie Commando, anche lui che spara. Aspetta, Ti manda le pubblicità, va, che ho già messo romper cazzo, ma almeno due sordi famo. Orca madonna. Non era questo, mi sa che l'hanno tolto. A parte che era da ban, neanche se potrebbe vedere. Oddio, eccolo! Vai. Ma che è sta roba? Viagra più Xanax più Martini. No, questo è da ban. Da ban. Rischiamo. Hi people, I'm Andrea Di Pre from Italy, Dr. Andrea Di Pre from Italy. And we want the new world mondial record. This is mondial. Vabbè, lui è del We are ready. We are my clinical assistant. Te rendi conto questo Frankie, a chi si prestava? Frankie Commando and God Money Mind Merco and he's she's Rosario Muniz questo pellicciotto dietro la schiena. Pazienza. Questi baduffoli. We use. È un peluche Rosario Muniz. One bottle of Martini from Italy. Come cazzo ha fatto entrare questo? Mo chiedo pure io. Two pills of Xanax. It's important. Durex Comfort XL, the best in the world, the most big in the world. We want the record in the world. And above all, Viagra. Yes, this Viagra. Is an Viagra. Illegal Viagra. Experiment. Me ne frega un cazzo two, dei capezzoli. Two stick of Mentos. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega. A parte già che mostro sto Rosario Muniz è già da ban lui in sé. And American Scotch, yes? Vabbè, dai, non abbiamo capito, fatta la spesa, poi non lo fa. Mi mettono qualcosa in culo, mi sembra. Ma che è? Non so io, Vabbè, una sorta di parodia a cosa, va, come si chiama? Grazie per l'aiuto. Grazie mille per questo euro. Mi ha senso l'aiuto. Vedi che scoppia in fascia chi leva i denti. Ma l'hanno levato quello che avevo visto io. C'era uno troppo greve. Ma che è Dio? Basta per cortesia. Allora adesso io metti pausa un attimo. Io penso che già abbiamo fatto capire abbastanza. Adesso abbiamo capito chi è il personaggio. Adesso facciamo vedere il dissing che ha avuto con l'ospite che sta per arrivare. E poi lui ce lo spiegherà personalmente con l'aggiunta di prove. Io non l'ho mai vista sta cosa. Io mi sono messo in contatto con questa persona, ma tipo 2 mesetti fa, perché su Instagram c'è un ragazzo che mi aveva scritto un messaggio. Mi ha detto: guarda, c'è sta persona che sta contro sto Federossi, c'ha le prove, c'è quello. Ho detto: vedi, una cosa che può essere interessante. Poi lui, ma non Federossi, mi sono mai c'ha avuto un dissing informato con... perché volevo avere un dissing pure con Danny Lazzarin. Poi magari dopo lo faremo vedere. Praticamente è successa una cosa spiacevole. Con la ragazza di Danny, lui aveva diffuso delle foto, sì, l'aveva sputtanati pubblicamente, con corrispondenza privata. Questo è il video in cui... Allora, questo dico qua parte il video, andiamo bene, allora. Iniziamo con questo. Vediamo sta guerra tra luminari. Questa persona è l'ospite. Andiamo un po', io non l'ho mai vista sta roba. Bambini, dopo che ti abbiamo già sgamato con quel Royal Oak farlocchissimo. Ma ascoltami, sì, è lui che è vero. Il Rolex GMT strafalso. Ti presenti con un 60, perché non è quello il prezzo di mercato di uno degli orologi più rari in circolazione. Tra l'altro è evidente che sia falso perché i pulsanti sono sbagliati e il quadrante pure. E sti cazzi! Io mi chiedo perché devi fare queste figure di merda. Chi te come lo cazzo ha fatto entrare questo? 80.000 follower, tutti i ragazzini di 10-12 ma anni. Ma se Federossi fosse un troll, chiaramente lo è. Caso. Lo vedremo però perché da. A cosa ti serve fare il non me ci crede, con gli orologi falsi? Comprati
non lo so, un bel Submariner usato, te lo metti al polso e basta, fai la figura della persona dignitosa. Che bisogno c'è di ostentare una ricchezza che non hai? Lo sappiamo tutti che vivi vendendo schede di allenamento con di merda uguali per tutti. Questa quindi, è pesante questa cosa, no? Sì. Poi non come cazzo ha fatto entrare questo? Grazie, no. Grazie, io ti chiamo fake Rossi, no. Perché poi ce li levi. Qual è la cosa greve? Perdona. Che vende schede di allenamento online prestampate tipo, uguali per tutti. Questa cosa me la dissero tipo un annetto fa, mi sembra. Sì, sì. E beh, è una cosa illegale, quindi. È immorale, penso. Beh, visto realtà, che lui fa lo stesso lavoro che in realtà che se alla fine fa il pure. Che non penso che dica poi quindi sarà legale, sì. Vabbè, titolo donazione. Sì, tutto donazione per te. Tutto donazione, sì. Tutto donazione, perché la gente che paga a fare. Giostra che va la vita è una donazione, sì. È una donazione da Dio. Sì. Come infatti Simone in ebraico, Simone in ebraico significa Simone in ebraico significa dono di Dio. Io stesso sono una donazione. E quindi sono esentasse. Cringe. Devo essere esente dalle tasse, in quanto dono di Dio. Ma voi pensate solo a parlare male degli altri senza guardare voi stessi? Questa è la cosa più criticabile secondo me. Ok, baniamo sto coglione per cortesia. A coglione! Bah. Ma come cazzo ti permetti? Leva da coglioni questo. No, non, ma non mi interessa neanche. Hai pure speso un euro. Non mi interessa minimamente. Hai pure speso un euro, goblin! Comunque se gente metterei, dona per di sta cazzata. Io metterei il minimo donazione a 3 euro. No, ma un euro non c'ha senso, sì. Siamo in 3. Io metterei minimo donazione a 30 euro. Vabbè, ma no, ma dai, ma è simbolico. Se uno può essere letto, magari in chat non riesce, dona un euro. No, ma se volete donare, guarda, per me potete pure insultare con le donazioni. Se volete spendere soldi per scrivere cazzate, contenti voi. Ce le levi dalla bocca, ce le servi su un piatto d'argento. Poi non ti arrabbiare se i miei amici di Cilema prendono in giro, se io ti chiamo Fake Rossi. Ricordati poi che la fiera del fitness si avvicina. Vorrei venire mica a far figuracce. Dai su, che poi se ti incontro mi tocca. Sì, che in euro sono 60 centesimi in realtà. Ma 20 centesimi al giorno. Ce l'ho, ce l'ho. Ok. Basta. Io se mi chiamava. Secondo me il messaggio che sto a 20 per capire che cazzo punto sto. Ho finito di allenarmi. Lo chiamiamo in diretta. No, manda il messaggio. Lo chiamiamo in diretta. Noi stiamo aspettando l'ospite. Questa cosa è inaudita! Inaudita! Simone, parla già. No, ma che cazzo? No, vedi? Che pallido! No, sto carico! No, ti ho fatto male alla sera. Basta che non rompete. Era una costolata alla sera. Ma zio, in ospedale. Appena sale, tipo. Adesso sto chiamando l'ospite e ci parlerà Simone. No. Sì, stiamo tutti vai, zitti. Simone. Oh, ma do cazzo stai? Do cazzo sta questo? Aspetta. Pronto, scusa, ma qui siamo al Cerbero Podcast e stiamo aspettando l'ospite. Arrivo. Non fa vedere il numero. Ah, grazie, ok. Ma che telefonata ma è? Che cazzo è? Ma che poi sei scemo, hai girato così per vedere il numero. Ma che grazie, ciao. Sei un panic bleed. Come si dice coraggio? Che detto tu? Come si dice coraggio in inglese? No, raga, io sto a morire. Porco courage. Dio, c'è pure l'aria. Sei un courage blin. No, vivo te racconta questa. Là, de prima stavo al sushi. Se qua fatica pure che vi sentite male. Stavo al sushi, no? Diciamo a loro che non lo sanno. Stavo con la famiglia, così c'è sta pure Anna. Ho mangiato come una bestia, che sta papà che una certa si è irritato, ho visto con gli occhi spiritati che si guarda attorno, chiama il giapponese. Oh, senti una cosa, perché visto che poi i sushi c'hanno il tablet per ordinare. Oh, senti una cosa, va, stacca un po' sto cazzo di monitor. Ma perché? Che non volevo che si ordinava più nulla, no? Ma senti una cosa, stacca un po' sto cazzo di monitor. Ok, questi qua che stanno a scrivere che si è visto il numero, scrivetelo in chat se si è visto. No, è che non si è visto, teste di cazzo. Sei un brave blin. Un brave blin, sì.
Sono entrato in live ora. Flame grida come un pazzo. Simone modificato, Marra con la maglia business. Qualità che Skype fa una pippa. Sono perfettamente d'accordo con Simone, te. Mamma mia. La gente che si chiama all'ospite, abbiamo appena chiamato, porcaccio. Questo qua che non arriva, ma come si permette? Come si permette? Non va bene. Potreste distruggersi. Andiamo avanti con sta cazzo. Con soffio da annichilisce. Vedere le storie di Eugenio. Chi è questo? L'ho già visto. Chi è questo? Dei pensanti. Andate a vederle anche voi. Io non conosco questo mondo, raga, cioè non so chi sia. Ok, corrispondenza privata? Amici, una comunicazione di servizio, qualsiasi stato? Cosa state facendo. Questo invece chi è? Interrompetevi, andate a vedere subito le storie del mio amico Eugenio Panicce. Una volta per tutte smascheriamo questo impostore, non se ne può più. Si autoproclama ad celebrativo il king del fitness. Che fino alla ma è ironico! È troll, voi ci cascate come delle pere cotte, quelle che vi mangiate della vostra dieta di merda. Sei sicuro di quello che esclami? Guarda, pere che sto, guarda che sto personaggio è greve, eh. Fede Rossi è un troll. Ma quale troll? È un coglione. Il king, ma dai. Vogliamo giustificare ogni persona che è un coglione con la cosa del troll? No, no, Erfaina è un coglione. Se uno è un coglione, è un coglione. Non è che no, un ma Erfaina è un coglione. Un coglione. Sempre è quello il livello, eh. Anzi, almeno Erfaina è più simpatico. Te che ne pensi? È un troll, secondo te? Che ce va sopra e che l'aumenta, sì. Però di base è un coglione. Per fare video con Di Pre, con gli occhiali da sole, così. È un troll coglione. Ciao a tutti, però. Ciao a tutti, sì. Bah. Io intanto continuo a non capirci un cazzo di questo dissing, cioè non so qual è... Mo ce lo spiegherà bene lui, comunque vai. Ciao, Becchi Rossi. Allora, come vedi... Tutti e due, Paola, nella il tuo Rolex vintage sia una patacca, è palese. E mi va anche strano quando affermi di non conoscermi. Perché se non ricordo male l'ultima volta che mi hai incontrato di persona mi hai anche salutato. Comunque non è questo il punto. Il punto è, caro Fake Rossi, come cazzo ha fatto entrare qui? Grazie a tutti per i saluti. Grazie Frazza, grazie Ronaldo. Così come stai al Classic Physique. Ma era attore di Dante. Come cazzo ha fatto entrare questo? È inutile se adesso cerchi di fare l'esperto di orologi e addirittura dai le tue previsioni di Basilea. Oh, ma sti cazzi! Quando magari potresti dare solo... Ma che discorsi so? Ma sti cazzi! Ma sti cazzi! Comunque il bello è anche questo, no? Che viene un ospite e parla di cose che noi non sappiamo. Io ascolto con profondo interesse. Profondo, io per ora... Ma che intendi, profondo rosso tu? Io per ora sto a 4 minuti, cioè non, a parte sta cosa d'estrologio del merda, non capisco. È come se mo te metti una storia su Instagram dove tu fai vedere un orologio falso e dici guardate c'ho il nuovo Rolex. Poi arriva quel nano, no? Ma arriva quel nano, come si chiama? Come cazzo ha fatto entrare questo? Nano, social boom. No, vabbè, no, quell'altro nano, Vlad, era nano. Vlad? È russo. È simpatia non pervenuta. Quello è stato Barengo. Ermano. Che era un po' di coglioni. Il diario del russo, non mi viene il nome. E te dice. Che a me mi disse, vabbè, ma tu hai Nike Adidas, non si mettono insieme. Ho detto, oh. E sti cazzi. Ma io vengo un canotto a sciabatte, c'ho più carisma di te, ma non te ne sei visto. Stavamo là dai boosers. Persone prive di carisma, che ancora guardate una persona come se veste. Ma io mi presento con un infradito, con una maglietta della salute e vi mangio in testa, vi stacco la testa e vi cago in gola! Che pensate che lo stile si compra da Supreme, a pezzi de merda. Sbaglio? Ma sì, ma tutti questi qua, sti hype beast, a me mi fanno ride. Poi, vaffanculo, ogni persona è liberissima di spendere i suoi soldi come vuole, cioè potete pure pulire il culo, ma non rompetemi i coglioni. Il paradosso è che è hype beast chi c'ha i soldi, chi non c'ha i soldi è hype beast, perché chi c'ha i soldi e se li è sudati non li spende in quelle stronzate, ok? Chi è che sta in fissa con gli hype beast? I ragazzini adolescenti che o non c'hanno una lira, perché è giusto che non ce l'abbiano essendo adolescenti non lavorando, e seguono chi è così sculato da avere un po' la loro età, ma da averci la lira e poter comprare tutte quelle robe Supreme e qui là.
Però sì, cioè è di una potenza inaudita quel mondo, o no? Eh sì, è quello che penso. Come cazzo ha fatto entrare ma questo? Ma con Joker io l'ho, diciamo, tra virgolette, flammato ieri. Non gli ho più scritto su WhatsApp perché francamente mi sono scocciato di queste prese per il culo. Se vorrà venire è il benvenuto. Io di certo non mi rimetto a scrivergli eccetera perché non me ne frega un cazzo. Visto che sono l'unico dei tre che c'ha il numero, di sicuro non verrà più rinvitato. Però se lui vorrà venire è sempre il benvenuto qua, no? Sbaglio? Sì, no. Sempre il benvenuto. Sempre. Però andà lì una volta, due volte, tre volte, ti inventi le scuse, poi devo sapere da altri determinate cose e o sentirle durante le due live che mi segnalano è pure una mancanza di rispetto. Abbia almeno le palle di dire la verità. Le palle! No che ti inventi che stai male, dai. Igones! Mamma mia. Igones, Joker! Prendi esempio da Tutubi. Bisogna avere Igones nella vita. Ah, di dire in faccia le cose alle persone. Simo, noi dobbiamo dire alla gente che ci segue che cosa hai pensato. Dobbiamo annunciare una novità assurda per questo canale, per il Cerbero Boscar. Faremo un evento. Un evento più unico che raro. Stiamo creando un server di Minecraft. Rivoluzionario, raga, una cosa rivoluzionaria, non ha mai fatto nessuno. E prima che rompete il cazzo, ok? Minecraft sta tornando in auge, sia per l'effetto nostalgia, ok? Che sono 10 anni che è uscito Minecraft nel 2009. Quindi è un gioco nuovissimo. Come cazzo ha fatto entrare questo? A parte che più di PewDiePie... Ma solo io mi chiedo come sarebbe cane pazzo senza denti? Solo tu te lo chiedi. A parte che PewDiePie ha ricominciato a giocarci e sono ritornati in fissa insieme a me e molte altre persone per Minecraft. Ma comunque creeremo un server Minecraft del cervello. Faremo la maratona, faremo. Dove tutti voi potrete entrare, interagire con noi e faremo la maratona in live di tutto, di tutto. Ci saranno un sacco di youtubers, ogni persona, cioè voi, potrà avere la sua fetta di territorio, faremo le città, faremo, le faremo fare agli addetti. La Cerbero City. E quindi faremo una vera e propria città e poi ci sarà ogni tanto un giorno dove sarà permesso il griefing. Poi chiaramente avremo il griefing. Faremo anche un server TeamSpeak, che Discord mi fa laggare il computer, sì. TeamSpeak, dove potremo parlare... Per la gioia di Gabriele. Sì, e si potrà distruggere allora. Ci sarà un po' di anarchia in questo server. Ci sarà perché anarchia, certo. Voi potrete creare la vostra casa e difenderla come meglio potete. Come cazzo ha fatto entrare questo? Durante l'evento... Ci sarà Enzino Iacchetti? Ma che cazzo stai a scrivere? Durante l'evento, che logicamente sarà fissato, annunciato, eccetera, se voi non vi collegate, poi le persone buttano giù tutto e vi rubano la roba. Perché comunque ci sarà una sorta di protezione che non so come si chiama. Ci ho giocato 5 volte a Minecraft solamente per mettere i video sul canale. Mettere la protezione alla vostra casa, ma in un evento particolare, magari una o due volte a settimana, queste protezioni non saranno più valide e si potrà distruggere tutto. Un po' per rimescolare le carte. Che ne passo se sta a vedere Mario Giordano? Mario Giordano, che dice Mario Giordano? Che la legge è sacra. Come cazzo ha fatto entrare questo? Grazie a tutti per il sub. Mamma mia. Vabbè, io direi questa live... questa live... No, aspetta, Simone, richiama l'ospite, Simone. No, io non... Basta. Mi devi fare un percazzo. Già una volta... No, non fai vedere il numero. Parli tu, io taccio. Dì, perché poi dobbiamo fare davvero. Sono arrivato, ma se sto al telefono non vedo dove devo girare. Ok. Quanto le manca? Il navigatore dice 5 minuti. Ok, perfetto. A tra poco. Perfetto. Ma guarda questo, ma come si permette? Sta arrivando il nostro ospite, che sarà sicuramente breve e circonciso, a raccontarci di questo dissing. Io sono molto curioso. Federossi. Sono curiosissimo, sì. Simone non ha dormito questa notte, pensate, per questa live, perché non vedeva l'ora di scoprire cosa si cela
Edro questo dissing. Senti Simone, nel frattempo, mi dica, parliamo di una cosa importante. Sì, ma come fossero, no? No, no, no. Visto che prima tu sei andato al Burger King, no? Sì. Ti sei mai chiesto come fossero i giocatori senza panini? Ma che è? Mi immaginavo come fossero i dipendenti del Burger King senza laurea. Non esistono. Ma voi vi siete mai chiesti invece come fossero le rane con i denti? Sarebbero. Serve un Photoshop. Delle rane con i denti. Come faccio ad abbonarmi? In alto a destra ci sta il tasto abbonati e t'abboni. Se hai Twitch Prime non paghi nulla. E Amazon Prime non paghi nulla, diventa Twitch Prime. Se no paghi, non rompi il cazzo. E non vedi più le pubblicità. Che tra l'altro le pubblicità. Hai visto l'ultimo video di Wesa? Sì, l'ho visto. Le pubblicità. Di che parla? Le pubblicità. Immigrati. Immigrati. Il discorso nuovo. Ma che ne pensi dei dopati tipo Paniccia, cioè il nostro ospite? Penso che ognuno è libero di fare il cazzo che gli pare nella sua vita. Beh, vogliamo far vedere una sua foto a Simone. Penso che ognuno è libero di fare quello che vuole, se non le dà gli altri. Cazzo me frega. Pure farsi di crack. Cazzi suoi, se vuole uccidere, che me ne frega. Mi ha mandato la posizione. Andiamo da lui! Solo per dirne una, Federossi mise in vendita una maglia dicendo fosse un pezzo unico a 50 euro per poi trovarlo all'Express a 5. Si poi fa un botto di ste truffe. Marra Pelatone. Marra non dare più al codice a tuo tubo. Ok, tutte cose intelligenti. Comunque sì. Noi abbiamo una chat. Sta qua sotto, chi lo va a prendere? Ce vado io. È casa prende, tua, che non può chiamarci un po' ci telefono. Hai visto che ho problemi col citofono. Io devi suonarci dopo. Allora, un attimo io. Mamma. Hai visto il video della morte bianca di Tobi? Sì, l'ho pure commentato. Vabbè, alla fine come video è bello, cioè nel senso è interessante la cronistoria di un canale. Un po' troppo leccaculo. Poi morte bianca c'ha un problema che mi aveva detto Simone, c'ha perfettamente ragione, ovvero mette un'immagine fissa per troppo tempo anche quando parla di altre cose. È un po' me dà fastidio, però a me piace Morte Bianca, ci ho collaborato da poco, per me è il wisecrack italiano, il wisecrack italiano. Mazza. Secondo me sì, gliela molla. Cosa ne pensi di Breaking Italy? Miglior canale, Breaking Italy, miglior canale su YouTube Italia insieme a questo. Avete visto cosa è successo con Kokeshi e Manny Fresh? Tu l'hai visto che è successo, Simo? Sì, ma non ne possiamo parlare che siamo con la bocca tappata. Vabbè, adesso non diciamo stronzate. Dai poteri forti. Noi possiamo dire il cazzo che ci pare. Ma non possiamo. Poi se non ne vogliamo, possiamo. Io non posso, ragazzi, ho la bocca tappata da Kokeshi. Il ragazzo del Zoo del Berlino mi piace, sì, abbastanza. La foto di Gabbo sul suo profilo me la cosa senza denti, ma scritto in privato scusandosi. A caso. Ma quindi verrà Gabbo ospite? Allora, praticamente lui ha messo quella foto, io ho commentato, tipo, voglio i diritti. La gente ha cominciato a commentare sotto il mio commento, eccetera. A un certo punto lui mi ha mandato un direct, mi ha scritto, tipo, scusa. Ho fatto, scusa te che zia, a me, mi sto scherzando. Che mi devi chiedere scusa? Ah no, non perché pensavo che fossi arrabbiato, così, perché la gente si incazza per molto meno. Io ho fatto, mica so permaloso come Joker. Ho fatto, figurate. E poi l'ho invitato in trasmissione, quindi prima o poi verrà. Marra, se sei uomo parli, vabbè, senti, Giotto, io no, vabbè, non ti banno perché non mi frega un cazzo stasera. Ed insieme stanno in tendenza, non me ne frega un cazzo. Ma sti cazzi ed insieme, raga. Eh no, è una cazzata quello che è successo con Kokeshi, no, non è un troll. Non è un troll, ragazzi. Avete letto cosa ha fatto Zoo da Assens H? Ammazza, vedo che stasera veramente c'è una chat di livello proprio, no? Hai detto cosa fa? Alieno Verde, per cortesia, impari l'italiano prima di scrivere. Marra, fa qualche flessione. Ma se fosse un commento Marra, filosofo testa minchia. Minchia. Ok. Matra un po' annichilito stasera. Ma perché sono tutti ritardati? Ma che problema hanno? Matra. Vabbè, sono un po' stanco. Non lo so, ragazzi, provate voi a lavorare dalle 7 di mattina, poi mi dite. Raga, però tu non fa un cazzo la mattina alla sera, poi mi dite. No, poi che cazzo ne so, 10:30, cioè io sto a pezzi, sto. Dovevo iniziare alle 9, un'ora e mezza dopo, non è possibile. Mettetevi dei Federossi anche 9, ma adesso sale l'ospite e ne parlerà lui. Fai un video in cui parlerai dell'arte neoclassica, sì. Quando arrivo a 50k. Sei modra quello di Godzilla, ok. Commento intelligente. Mi date Pino Scotto, sarebbe figo però, Pino dice che viene? Pino Scotto verrebbe, no, dobbiamo trovare qualche contatto perché non penso abbia Instagram. C'è sta gioca, ancora chiedevi scusa per il mio atteggiamento da coglione, ci vediamo al Cerbero come promesso.
Joker, mi raccomando, Joker. Fa senza dente. Bella Joker. Raga, viva il depensaggio serale. Jokerino, io ti perdono perché sono un dio buono, però non cambia idea per la centesima volta. Quindi vieni, chiacchieriamo, discutiamo, e ci spaccherai la faccia se vuoi. Quando il prossimo video sul sito Nero Arancione? Forse sabato giro, vediamo. Cosa ne pensi dell'arte di Federico Clapis? Non mi piace. Non mi piace, ma a me dell'arte contemporanea non piace quasi nulla. Vuole venire Sabaku al cervo, quello è impegnatissimo. Io posso pure chiedere, ma Sabaku vuole i soldi? No, non credo. Vabbè, ma pure è giusto, eh? Cioè, mica è una cosa negativa. Se uno c'ha il tempo scandito dal lavoro, ci sta che il tuo tempo costi. Mara, sto vedendo Twin Peaks, però ci sono delle scene imbarazzanti. Bah, si vede che non l'hai capito tu. Mara e Flame lavorano e poi c'è Dudubi che non fa un cazzo sì. Ad ottobre. Sono perfettamente d'accordo, ma quello è il suo bello. Sì, 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 sicuro. Mara, che libri consigli di leggere? Sì, Mara, che libri ti consigli di leggere a questo ragazzo? Topolino. Libri poi... Gli almanacconi, quelli, le raccolte, erano belle quelle. Cane pazzo, consiglia un libro alla chat. Vabbè, un consiglia un libro alla chat. Pirandello leggere. Quale? Pirandello, top consiglio. Guarda, io l'ultimo che ho letto è... Fatevi un attimo, fai un saluto a sti ragazzi. Vabbè, sto... Vabbè, così, in bucata di faccia, così. Te amano qua. Uva Froci. Che dite? Vai, raga, è modi con questo gallo. Non allargate le chiappe che fa callo, eh. Che diciamo un libro. L'ultimo ma io, letto, però io allora il libro ho letto. L'ultimo ho letto. Vabbè, era un libro particolare. Era sui sogni. Su delle persone che andavano in coma. Ok. E vedevano praticamente tutti la stessa cosa. Nel senso, vedevano un viale, vabbè, quello è quello che portano stasera. Però il problema, sai qual è? Che l'hanno fatto su una vasta, diciamo, cioè non è che l'hanno fatto su due o tre persone. In coma ci fanno una cosa che ne so, è il medico che sta sulla moto, che fa un incidente e va in coma. È il bambino, la persona anziana. Tutti quando stavano praticamente in coma, loro dice che vedevano tutto sto viale luminoso, che però non arrivavano mai a sto cancello. Però dato che hanno visto mo, voglio dire, c'è gente che lo dice, poi che cazzo, mo da lì a vedere se è vero o non è vero. Però la cosa strana che dicevano in questo libro, che praticamente tutte le persone che avevano praticamente dormivano e stavano in coma, vedevano tutti la stessa cosa. Infatti è quella la cosa strana. Cioè nel senso, come fanno tutti a vedere la stessa cosa? Certo. E sentivano un senso di felicità, de... Ma questa è la trama del libro. No, questo è proprio, non è proprio un libro, infatti... la trama del libro. Ma come si chiama sto libro? Non me lo ricordo. Anche perché mi hanno prestato, poi io ho ridato. Per esempio di Pirandello. Aspetta. Io consiglierei di Pirandello Come fossero i giocatori senza denti. Mazza e palle sta cosa. Come fossero i giocatori senza denti è proprio una cosa... Proprio una cosa pallosa, ma che vuol dire? Giocano da sdentati, giocano meglio. Marra, sei liberista? No, sono libero. Arrivato l'ospite. No, ecco. Salve, salve. Salve, eccoci qua. Ciao. Ciao, Eugenio. Ciao. Ciao, Eugenio. Allora, dobbiamo prendere, ci mettiamo. Softbox. Allora, diamogli il posto al centro. Sì. Allora. Simone, devo mettere... Vabbè, là. Io mi metto qua, dai. E al centro, quale sedia? Questo. Ah, quello. Vai, prego, prego. Dove metto? Si segga, si segga. Ah, proprio qui, fortunato onore. Allora, wow. Abbiamo introdotto questo ragazzotto qui. Non posso fare una storia Instagram? Fai, come no. Vi volete mandare il link? Sì, infatti. Ce l'avete tutto sotto mano? Mara, come ti chiami su Pornhub? Mister Casanova. Ma... un caricabatterie per l'iPhone? Sì, mo te lo metto in carica io, che ce l'ho di là. Avvisivi, adoro, ok, allora. Diretta, però non ci sta. Vabbè, non ci sta Mr. Flame. Infatti, sto mandando il link. Ma glielo stai a mandare già? Sì. Ok. Stavamo vedendo delle robe di Fede Rossi, un po' per contestualizzarlo, per capire chi fosse. Fanno ride molto, eh. Sì, sì, le cose vecchie con Di Pre.
Così, perché io non sapevo nemmeno chi fosse. E lui è nato così, il flauto non flauta, non suona, la penna non scrive. Poi che diceva? Ah, boh. Le sono perse. Vabbè, perché quelle con Rosario Muniz ne parliamo. L'abbiamo visto un pezzo. Comunque, essendo io dotato di un'intelligenza visiva assurda, mi ricordo che noi ci conoscemmo circa 9 anni fa. 9 anni? Cazzo, ad un difficoltà. Corso della FIPCF. Beh, sicuramente, allora sì. Mi sono ricordato in questo quale momento. Quale di due? Alla scuola del CONI o a Torrenova? No, la scuola del CONI. Scuola del CONI, secondo che io all'epoca si chiamava ancora Federazione Italiana Cultura Fisica. No, scuola del CONI esiste... era già FIPE. No, era FIPCF allora. Allora forse era quella strada. Torrenova, mi sa che era, sì. Oh, Flame, metti a palla il condizionatore che sto sudando un maiale. Ma mo tu che fai? Stai a prepararsi a fare qualcosa? No, io ho appena subito un incidente. Ah, sì? Vedi che c'è un braccio più piccolo dell'altro, è stato operato. Che incidente? Mi hanno investito sotto casa, sulle strisce pedonali. E cadendo mi si è staccato il tendine del capolombo del bicipite, sono stato 2 mesi fermo, con un mese col tutore, è stato operato. Anche adesso mi sto riprendendo, sì. E in quel mese lì mi sono dedicato particolarmente al dissing. Sì, esatto. C'è un po' ci ha preso gusto, poi, diciamo la verità. Verde. Che mi stavi a dire mentre stavamo a salire che ci stanno pure delle cose nuove, mo che ha fatto. Esatto. Allora, facciamo una cosa. Queste cose mi prendono così, facciamo la storia. Allora, facciamo la storia, qui siamo in diretta. Bella. Con Mr. Flame. Bella! Lui chi è? Ciao! Lui è ciao! E poi c'è Marra, grande collega. E siamo in diretta su Ciao Bro Podcast Twitch. E adesso vi metto il link, fate swipe up se volete vederci. E... grazie risate, assicurate assolutamente. Simone ora si fa una penna. Buonanotte Simone. Allora, praticamente... come è iniziato il dissing tra voi due? Cioè, qual è stata la scintilla? Sai che non me lo ricordo. Credo che lui... il fatto avesse dei Rolex che era. Avesse messo in realtà per tempo prima una storia riguardo qualcosa di tecnico. Io insomma ho fatto una risposta così dal nulla per specificare che in realtà era una cazzata. E l'ho taggato, lui non ti ricondivide mai perché lui non ti darà mai la sua visibilità, e mi ha risposto in privato mandandogli un messaggio, sì, tu sei un grande atleta però sei un coglione, adesso ti blocco. Ok, top argomentazioni proprio. Esatto, e mi blocco. Poi mesi dopo, in realtà, non ricordo da dove è iniziata tutto, so solo che mi fecero notare che ultimamente stava facendo delle storie un po' particolari sugli orologi e nulla, decisi insomma di fare un po' di chiarezza. Ma tu perché sei un esperto di Rolex? Non sono un esperto, non sono nemmeno un grande collezionista, però diciamo che ho qualche pezzo, conosco, ho amici, ho clienti che sono collezionisti, amici che, okay. che ci lavorano, li vendono. E quindi niente, siccome si atteggiava con dei Rolex falsi, era quello il bello, misi dei puntini su lei e da lì è nato tutto, insomma. Poi sono cominciate a uscire cose su soldi falsi. Sì, io poi sapevo il fatto che tipo lui spacciava macchine, case, cose, in realtà stava ancora con la madre tipo a casa. Esattamente. Marra, come ti chiami su Instagram? Mister Marra, semplice e lineare. Sì, ti ho giunto oggi. Simo, per cortesia. Io ci devo dormire là, c'è pure un po' di genere. E col punto? Cioè... Mister MR. Mar. Ma perché? Sì, perché Dio. Il primo. Eccolo. To do be feels. Comunque Simone giustamente poneva un quesito prima, nonostante la sua eloquenza attuale. Ma non è, cioè non potrebbe essere semplicemente un grande troll? E dunque in quanto tale non degno diciamo di essere smerdato, perché se lo fa apposta c'è poco da smerdare. Purtroppo non è un troll, nel senso lui gioca molto a fare il personaggio, dal vivo sicuramente non è quello che appare su Instagram, come enfatizza molto, non è sicuramente così spavaldo, non è sicuramente così sicuro di sé. Anzi,
Devo dire che a Rimini, quando mi ha incontrato, ho fatto finta di non vedermi, ha allungato il passo e se n'è andato. Anche perché non mi pare sto gigante. No, infatti poi le promette sempre, no? Sì. A me le ha promesse diverse volte. Sì, Butto giù i denti, lui dice, ti do uno schiaffo. Ma senza denti, devo dire. Senza denti. A proposito, una domanda essenziale, ma tu cosa ne pensi dei giocatori senza denti? No, fa molto ridere quella pagina. Sì. Mi ci sto chiuso pure io. E poi l'abbiamo lanciato noi quel meme. Sì? Sì. Bene. Simone è sparito. Potremmo fare bodybuilder senza denti. Bodybuilder senza denti, sì. Sì. Senza cervello ce ne so abbastanza. Beh, quelli diciamo. Ne abbiamo troppi, direi. Poi oggi ho visto pure che nelle storie parlavi di Tozzi. Però non ho seguito bene. No, ma Vale, no, Vale è un amico, è stato mio. Lui cliente. Lo seguo pure su YouTube, non è male, sì, devo dire. Sì, sì, sì. Poi ma che era successo oggi? Non ho capito bene. No, non è successo nulla in particolare. In realtà lui collabora con un'azienda, io collaboro con un'altra. Okay. Io ho formulato 3 anni fa un prodotto che sta andando parecchio, okay. Il Panic. Cos'è l'integratore? Sì, un pre-intra workout. Okay. Evidentemente, non lo so, loro hanno in... il serbo di progetto di farne uscire uno simile, visto che solitamente scopiazzano integratori degli altri, okay. E quindi adesso se ne sono usciti, oggi se ne è uscito lui con queste storie dove diceva che i personal trainer non possono formulare così non posso formulare a caso e niente, questo è il campo vostro, io non ci capisco, sì, un cazzo, infatti. Come ben puoi vedere c'è la panza, ma ti ha beato te. 2 ore fa stavo a mangiare sushi. Hai fatto bene. Ma meglio, se ti fa meno problemi. Poi a me non mi frega un cazzo. Quindi io di queste cose non ci capisco nulla. Io quando andavo in palestra non mi sono mai preso niente delle proteine, amminoacidi che sono la base, no? Esatto. Se le piava papà. Papà. Ma non è per scelta, è che non me ne fregava nulla, stavo bene, alla fine i risultati li vedevo. Vabbè, ma peso dipende pensavo. Quello che devi fare, diciamo così, con l'alimentazione. Ma io era solo per migliorare fisicamente, che mi era presa la fissa, che me lo migliora fisicamente, poi era andato un fissa con la box. Tutto, oh, vabbè, ma dipende che obiettivo, cioè non è che non sono per forza necessarie le proteine in polvere, no? Come tu mi insegni pure, no? Alla fine. No, le proteine in polvere in realtà no, esattamente, le proteine in polvere sono necessarie se uno deve aumentare la propria quota proteica, non riesce. Se già ci arrivi con l'alimentazione. Esatto, poi oddio, subito dopo l'allenamento in realtà la fonte proteica è più assimilabile e più veloce, però può essere tranquillamente sostituita da altro. Allora, dunque, dicevamo Fake Rossi. Allora, sulla mia facciamo proprio la cronistoria, quindi vabbè, è iniziato sto fatto che lui diceva stronzate. Questo dissing, poi lui ha cominciato a rispondermi minacciandomi, insomma, di mettermi le mani addosso. Da lì poi gli è stato risposto: ma come pretendi, come vuoi, come riusciresti, insomma, visto che sei alto a malapena 1,65. Poi da lì, ecco, ha iniziato a smontarlo pezzo per pezzo, perché lui dice che è alto 1,70 m quando in realtà non arriva a 165. Testimoni sia visivi, ecco, che misurazioni poi fatte un po' in modo, come dire, approssimativo con le foto, che però si vede, no? In prospettiva, okay. Capisci quanto è una persona. Più che altro, fai una foto con una ragazza che si dichiara 1,65 m, sei alto uguale, perché dici che sei alto 1,70 m? Scusami. Dovrebbe andare in giro con le scarpe per rialzo. Esattamente, quindi, ma non perché io ce l'abbia con le persone basse, assolutamente. Mica, non è colpa di nessuno. Io ce l'avevo con lui, perché insomma sei 165, perché devi dire che sei 170 mettendoti poi i talloncini sotto le suole delle scarpe. Al complesso, cioè, i complessi, lui deve fare il superuomo. Sta mania di far vedere le banconote, gli euro, che è ricco, no? Banconote prese da AliExpress, prese da Wish, false, Madonna. Senza la scritta di Mario Draghi. Ho capito, mazzette di banconote. A proposito di Mario Draghi, che ne pensi della situazione europea al momento? Una domanda seria? Sì, una domanda seria. Dai, così, per passare dall'alto al basso. Situazione così. Europea riguardo cosa? Diciamo, sei più pro-euro o pro-uscita euro? Così, sto proprio un schiccinoso, porco Dio, ti taglia questo cuscino. D'altro po' non faccio entrare nel letto né mai. Dai, stiamo parlando di cose importanti. No, ma mi fa schifo, tutto un clochardito sul cuscino. Se lo dormi. Ma io in realtà sarei prima monster sul letto. Io sono
europeista in realtà. Okay. Sinceramente penso sia anche sbagliata la scelta dell'Inghilterra della Brexit. Condivido sinceramente quella che fu la scelta dell'Italia di entrare in Europa, di condividere insomma la moneta. Se questa è una domanda, non so. Sì, no, no, era giusto un flash. Ci sta. Volevo li far dissare da qualcuno. No, 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 era un flash così. Noi, nel senso, prendo spunto da una cosa che esce e sparo una domanda così. Tanto per. Vabbè, quindi dicevamo, lui si ostenta stronzate. Sì, cioè, la Porsche di 10 proprietari, no? Cioè, c'è la Porsche che adesso è sparita, non si sa che fine abbia fatto. Se vede fatto affitto quello che fanno un po' tutti. No, era la sua, era intestata alla madre. ma era una Porsche di quelle vecchie? Era una Porsche 10 proprietari, lui era l'undicesimo, la madre era l'undicesimo. Sai che poi, comunque... a me molte informazioni me le girano i ragazzi su Instagram, sai, adesso stanno le applicazioni per fare le visure, no? Quindi basta un'applicazione sull'iPhone. Ma perché andare a vedere chi è il proprietario della Porsche? È perché è un personaggio che poi alla fine lui, facendo queste ostentazioni, facendo queste comunque questo suo modo di presentarsi, poi alla fine uno si chiede ma perché questo si comporta in questo modo, e lo capisce pure che poi alla fine sta facendo comunque, sta esagerando, è una finzione, e quindi poi mette le pulci nelle orecchie delle persone e queste vanno a indagare. Ma se lui fondamentalmente è un hype beast, no? Quindi lui semplicemente vuole far parlare di sé sparando le grosse, così non si fa il suo gioco e basta, tanto a lui la faccia non ce l'ha, non ce l'ha mai avuta, la dignità non ce l'ha. Cioè, smerdarlo, cioè uno che si smerda da solo. Non capisco nemmeno andare a fare i conti in tasca, capito? Cioè, uno che ostenta, ok, sta a far coglione, però appunto uno fa il suo gioco e due va a fare una cosa che in teoria è sbagliata, cioè andare a fare i conti in tasca alle persone, andare a vedere chi è in testa della macchina mia. Il problema è che lui viene preso come esempio da molti ragazzini. E oltre al fatto di essere diseducativo, lui sfrutta questo essere preso da esempio, perché vende delle schede d'allenamento, delle diete soprattutto, che è illegale, è un reato in Italia, se non hai se non hai comunque i titoli per farlo non le puoi fare, e lui le vende a 70 euro alimentazioni, quindi diete e allenamenti standard, copia e incolla, cioè che lui già l'ho fatto anche vedere diverse volte. Secondo me questa è la cosa su cui... E perché nessuno lo denuncia, se è illegale? Secondo me infatti la faccenda doveva domanda. Finire così, uno doveva denunciare. Cioè è nata fondamentalmente così, in realtà. È nata perché, adesso che ricordo, è nata da questo punto, da questa cosa qui, cioè nel senso comunque gli feci notare che lui stava facendo un abuso di professione. E reagì male. No, perché poi ne sono successe talmente tante, sì, che in realtà ormai sono mesi e uno fa pure difficoltà a rimettere tutto in ordine cronologico. E continua, ma soprattutto lo fa pure con i minorenni, che è una cosa grave. Sì, perché tu vendi alimentazioni ai minorenni, che già non lo puoi fare con i maggiorenni, tantomeno non lo puoi fare con un minorenne che dovrebbe avere l'autorizzazione, o tu dovresti avere l'autorizzazione dei genitori, insomma, qualora fossi anche medico. La domanda è perché, perché nessuno fa un cazzo? Perché siamo in Italia e in realtà la querela dovrebbe fare il diretto interessato. Certo, o i genitori. Esattamente, in caso di minori. E quindi non è che posso andare io dai carabinieri, dalla finanza o la polizia, la postale, e denunciare sto fatto. Quindi mo facendo tipo un riepilogo, no? Sto fatto dalla macchina, dell'orologio, le schede, il fatto che comunque le gare, quelle pure sono un altro capitolo. Ma che mo io ho visto una sua cosa, stava nelle tendenze, lui che ha vinto, ti vado tipo prima una cosa. Allora, io già ride. Allora, io nel
che era il 25 aprile, feci delle storie su Instagram dove parlai appunto di questo fatto, perché mi giunse voce che lui aveva stretto un accordo con il presidente della federazione. Allora, dovete sapere, per chi non è presidente. Dell'ambiente, sì, presidente della federazione, presidente. Dovete sapere, per chi non è dell'ambiente, che nel bodybuilding ci sono diverse federazioni, non è una federazione unica, e quindi pure ci sono diversi titoli di campione d'Italia, roba, di... no? Esattamente, gli FBB, la Fit Italy, la UAB, eccetera, eccetera. Diciamo che per quanto riguarda un determinato determinate categorie, come possono essere i Matte Physique, le bikini, quelle più estetiche, insomma, quelle più alla portata di tutti, quelli, che ne so, i maschi col costume da surf e le ragazze in bikini, diciamo che la federazione più, come dire, seguita è la Fit Italy, ex IFBB Italia. Quando è che è cambiato così? È cambiato da quando ci furono i primi controlli antidoping. Ecco, infatti mi ricordo. Esatto. Che... Ma come funziona sto antidoping, per esempio? Funziona, cioè, che se sei classificato se come sei doping, affiliato al CONI, sei soggetto a dei controlli antidoping. Se non sei affiliato al CONI, non sei soggetto a dei controlli. La NAB è CONI? Mi cogli impreparato, non so adesso l'organigramma. Della... Tutte queste gare sono affiliate al CONI? No, è quello, no? Il fatto. Loro prima erano affiliati al CONI per una questione di... prestigio, penso. No, di agevolazioni fiscali. Perché se tu sei affiliato... sono cose sportive. Cioè, la legge, esattamente, se sei una società sportiva dilettantistica, hai l'IVA al 4%. Quindi praticamente c'è uno sgravo fiscale abbastanza interessante. Dal momento che ci furono diversi controlli antidoping, per non far scappare tutti gli atleti in altri lidi, hanno pensato di trasformare la società sportiva. Grazie per l'aiuto. Oddio mio. Grazie. Hanno pensato di trasformare l'associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata, quindi organizzatrice di spettacoli in realtà. Okay. Quindi poi adesso la Fit Italy promuove spettacoli, okay? Quindi è un concorso, diciamo, un concorso di moda. Poi le gare del bodybuilding sono un po' quello, secondo sono me un po' quello, cioè, sì, più quello che sport. Non c'è una prestazione, appunto, non fisica, c'è un gesto sportivo, esattamente, no? È un mettersi in mostra, esatto, un po' come un concorso di bellezza sotto certi aspetti, no? Quindi praticamente la federazione altro non è che, come abbiamo detto, un qualcosa che allestisce, un ente che allestisce concorsi e che vengono giudicati da giudici, non essendoci gesto atletico, gesto sportivo, il giudizio è appunto soggettivo da parte di ogni singolo giudice, certo, essendo estetica. Ma se c'è un proprietario, l'amministratore unico responsabile della federazione, che poi è un SRL, quindi se il presidente della federazione è quello che comanda, uh-huh, e che stipendia ai giudici, poi alla fine chi c'ha totale controllo su anche i giudizi, uh-huh, è il presidente stesso. Quindi mi era giunta voce, cioè, verso fine d'aprile, che il signor Federossi si era accordato per uno scambio di visibilità. Ok, allora, quindi faccio pubblicità all'evento. Ve la spiego in modo semplice. Io ho 200.000 follower su Instagram, ce n'ho non so quanti su YouTube, ce n'ho tutto questo grande seguito, okay, da parte di ragazzi. Se io vengo a fare le gare da voi, sicuramente molti vorranno emularmi e quindi vi porterò nuove iscrizioni, vi porterò nuovi atleti. Vi farò guadagnare e porterò avanti, insomma, il baraccone. Vi conviene, insomma, che io venga e che venga da vincitore. Quindi l'accordo fondamentalmente era questo: io vengo, gareggio, vinco, vi faccio pubblicità, e così è andata in realtà. Perché ma, praticamente... ma tu l'hai viste le foto della gara? Io ho visto le foto, ho visto le... Secondo te non meritavo di vincere? Dirette, no, ma non è secondo me. Cioè, oggettivamente tutti i professionisti, comunque io sto nel settore da 18 anni, okay, faccio il preparatore atletico, preparo atleti professionisti, ho portato atleti all'Arnor Classic professionisti, sto ma preparando. Ci stanno le foto di sta gara? Ci stanno, stanno tutti. Allora vediamo se ci stanno, almeno così ce le commenti un attimo in diretta pure a livello tecnico. Dobbiamo trovare adesso che, come si chiamava la gara?
E dove cerchiamo? Allora, mettiamo, scusa, Fede Rossi, l'ultimo video su YouTube, mi hai detto pure tu, Gian? Stava di prima quando stavamo a salire, non so che aveva fatto, ha tipo finto... Allora, vediamo qua, questo qua, Sei... Metti fini... No, questo qua, no. Aspetta, questo qua? Vai, 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 vai. Allora. Aspetta, eh. È questa, no? Sì. Ok, allora, aspetta che metto qui. Allora, reaction. Qui è praticamente a Rimini, vediamo l'atleta alla sua destra. Ah, lui è questo qui? Sì, esatto. Quello senza petto, praticamente. Ok. Sì. Vabbè, ma qua non è roba di culturismo. Come infatti, no? Infatti, ce l'hanno pochi, dai. Poi, se quello che vince non c'ha proprio, qualcosa okay. Non qua. Ma qua sono tutti completamente diversi. Cioè, di solito non dovrebbe essere tipo un modo... Vabbè, qua non, però questo video è un video cazzo. Autocelebrativo, sì, non infatti, si vedono foto di... Vorrei vedere, giustamente, per metterà solo metti le foto. Qua, metti qua, metti ecco, qua. Qua bravo, si vede il pose down, come esattamente, blocca, fermo. Allora. Allora, vabbè, lui è questo qui. Lui è quello lì. Come possiamo vedere, aspetta, blocca. Come possiamo vedere, gambe corte, busto lungo, che già è qualcosa che non dovrebbe essere premiata perché c'è sbilanciamento tra la parte alta e la parte bassa. Quindi dovrebbe cambiare lavoro. Cioè, uno non è che si può allungare le gambe. Esattamente, questo è uno sport anche molto generico. Quindi, o nasci con predisposto, esatto, oppure puoi fare del tuo meglio, ma non puoi, di certo. Un somaro non diventa uno stallone. Ma lui stallone. Non c'aveva lì tatuaggi? Vabbè, col sì, mallo qui secondo ha me. Esatto, una crema particolare di... una crema particolare okay. Che copre i tatuaggi e che tra l'altro ti dà anche comunque... No, perché ho visto questo, capito, per quello ho fatto la ti dà anche meno qualità a livello di pelle, effettivamente è sempre liscio, però evidentemente questo ai giudici non è interessato. Se ci facesse una pota... Vabbè, questo è un call out dove lui non c'è. Mandami avanti, vedi se c'è. Giustamente avrà messo solo le cose in cui. Ecco, ecco, non blocca risulta. Qua, blocca qua. Allora, guardiamo. Allora, questa è una categoria dove dovrebbe essere premiata. Te lo dico perché c'è anche un atleta che gareggia qui. E tra l'altro un atleta professionista. Gareggia in questa categoria, ma non per questa federazione, però i canoni sono più o meno quelli. Sì, mi... okay. Allora, costato messo così, dovrebbero premiare sembra un polletto del McDonald's la simmetria, le proporzioni, l'esteticità, quindi la bellezza in generale. E qua possiamo vedere che punto vita di Fede Rossi è quello più largo dei tre, le gambe sono quelle più corte. I volumi, diciamo. Che forse la cassa toracica è quella più larga per quanto riguarda il resto dei gruppi muscolari. Per quanto mi riguarda, certo, sta zona qui è proprio e vuota. Il petto è inesistente. Il petto è proprio vuoto. Sembra che c'è la X, sì, è proprio vuoto. È fatta X, è fatta. Certo, il livello non è che sia alto. Il livello qui è bassino, è basso, effettivamente. Però... No, qua proprio zero. C'è pure di lato. Gli manca blocca, proprio... blocca, ecco. Allora, i femorali, come vedi, lui è il primo qua. Sì, questi sono i suoi. Esatto, non c'è praticamente, c'è femorale, a confronto anche degli altri. Adesso io non so sti ragazzi poi che hanno fatto. Petto inesistente, espansione toracica dovrebbe... Proprio, sì. Espansione toracica è una cosa dove dovrebbe... Che dovrebbe valorizzare il petto, qua valorizza il nulla, praticamente. Non c'è. Schiena com'è? Schiena, aspettiamo che tutti la tirino. Ok. Non è che siamo riusciti a capirci. Già hanno cambiato... Qua tricipite laterale, uguale. Il ragazzo per me a fianco è sicuramente superiore. E questa è la posa dove lui forse Madonna, ma che eccelle, appunto, è il vacuum. Fa,
fa tipo un po' senso, sai? Sì, però non è male, in effetti. Come... La sua cosa migliore è sicuramente farlo, questa, sì. Esatto. Sì, sì, Madonna, sì. Fa senso. Ma com'è c'ha sto vuoto qua? No, questo è questa è una tecnica, sì, una tecnica. Per come, diciamolo un po', come funziona questa tecnica? Come si può... Si crea praticamente un vuoto all'interno del... Allora, vale, io lo chiedo per loro. È una tecnica che si sviluppa, è innata, certe persone non riescono, c'è predisposizione? C'è predisposizione, ma c'è bisogno anche tanto di allenamento. Per esempio lo faceva Arnold, no? Ai tempi. Diciamo che nel bodybuilding classico, a cui appunto questa categoria va ad ispirarsi, era molto utilizzato. Poi è andato col perdersi come con l'aumento dei volumi pure. Con l'aumento dei volumi, perché è più difficile mantenere comunque. Forse da Yates in poi, no? Sì, anche poi c'è stato magari un po' di dilatazione addominale, forse era pure più difficile. Da trattenere, quindi è stata abbandonata, perché poi alla fine se c'hai questo addome prominente è difficile mantenerlo e addirittura fare un vuoto. Io la faccio sempre al mare quando passa una figa. diciamo che il principio è quello, più o meno. Ok. Comunque, vabbè, al di là di questo fatto di Federossi, che ci ha anche rotto il cazzo, quindi diciamo che anche da quello che abbiamo visto, un giudizio tecnico, da quello che insomma hai visto, no, tu altri professionisti, non meritava lui. Le gare gli sono state regalate. Quindi diciamo per uno scambio di visibilità. Da chi più, che... chi meno, in certe gare meritava più che il secondo, in altre il terzo, fino ad arrivare agli italiani dove c'è stato il massimo proprio, che gli hanno cucito su misura la categoria. Praticamente, per non creare troppa folla sul parco, solitamente si suddividono le categorie per altezza, ok? Ok. Però diciamo che fino a... 12-15 atleti è normale, una categoria media standard è quella. Adesso agli italiani, siccome dovevano accontentare diversi atleti che si erano arrabbiati per questa situazione, certo. Diversi preparatori pure che portavano... Certo. Gente che poi investe pure i soldi, esattamente, no? Allora che hanno fatto? Hanno suddiviso la categoria per fino a 175... D'altezza più, parliamo, no? Esattamente. E più, scusami, fino a 170, fino a 175 e più 175, quindi significa tre categorie. Il risultato è che nella categoria dei Federossi erano 4. Tu dimmi come fai a vincere un campionato italiano con 4 persone. Ok, cioè, 4 persone per fargli vincere sta categoria. Perché? Perché appunto c'era questo accordo, io ti do visibilità, tu e quindi gliel'hanno un po' acchittata, come si dice a Roma, in questo modo qua. Ok, adesso io ti vedo uscendo dal personaggio Federossi, volevo chiederti, visto che a me tendenzialmente i ragazzi mi fanno sempre queste domande relative alla tua professione, tu fai preparatore atletico, personal trainer, no? Loro mi chiedono da dove posso iniziare per cominciare a fare questo percorso, appunto, sia da personal trainer che da preparatore atletico, e soprattutto ad oggi è un lavoro... fattibile, c'è mercato, c'è competitività. Io rispondo sempre che ho iniziato circa 9 anni fa, quando ci siamo appunto conosciuti, conosciuti insomma, sì, me ti ricordo di vista, e all'epoca era molto diverso, cioè nel giro dei 9 anni è cambiato radicalmente qua in Italia il mondo, e all'epoca c'era molta meno competitività, le palestre erano di meno, i trainer erano molto di meno, oggi è un po' un mercato delle vacche. Esattamente. Cioè, mi sembra che chi abbia più numeri sui social è più bravo, è più quotato come preparatore, eccetera, e quindi lavora di più. Come cazzo, tu consiglieresti... Cazzo, ridi tu dubbi. Infatti Simone ride, no? Tu consiglieresti di intraprendere questo... Consiglieresti di intraprendere questo percorso, e soprattutto, se sì, con quale, diciamo, allora, scelta? Attualmente... È ancora più difficile emergere, perché comunque i social hanno dato la parola un po' a tutti. Se prima faceva la differenza, oltre che all'esperienza sul campo, anche le certificazioni, i titoli, adesso, come voi ben sapete, basta mettersi dietro una telecamera, avere un buon seguito, e ci si può permettere comunque di dire un po' tutto. Ecco, un Federossi che c'ha magari 200.000 e pure che non sa fan cazzo e rischia di far danni, magari è più possibile, lavora di più di uno che... È un po' il principio della televisione, no? Chiunque va in televisione e dice qualcosa viene preso
per vero perché ha detto in televisione. Quindi poi alla fine è questo. Quando io quello che posso consigliare è quando qualcuno decide di intraprendere questa carriera, secondo me inizialmente deve pensare a delle basi importanti dal punto di vista proprio dei titoli, quindi la formazione è fondamentale, e andare a scegliere la formazione migliore, quella che viene riconosciuta a livello internazionale. Secondo te qual è la migliore scelta che si può fare in quel senso? In Italia in questo momento io consiglierei il percorso che abbiamo poi fatto pure noi. Quindi adesso FIBE, la FIBE, Federazione Italiana di Fisica. Sì, in FIBE sicuramente primo e secondo livello, se non si vuole poi specializzarsi addirittura arrivare a terzo bastano e sono riconosciuti ampiamente. Poi c'è la certificazione NCA, che è quella che ho anche io, che è certificazione più riconosciuta a livello internazionale, proprio nello strength and conditioning, quindi dell'allenamento della forza. E poi se qualcuno vuole intraprendere un percorso di studi comunque importante, secondo me l'ISSA è sempre un'ottima alternativa. Ricordo che sono comunque corsi impegnativi lunghi che durano quasi un anno, però ne vale la pena perché formano veramente bene, ti danno quel qualcosa in più che difficilmente trovi altrove e che non troverai mai in questi corsi del weekend, che poi in realtà sono quelli che vanno per la maggiore, perché faccio sabato e domenica, prendo l'attestato, sono perso nel treno. Perché in Italia non c'è ancora una legge, in Italia non c'è la legge ad avere una certificazione per poter esercitare la professione. Non c'è la legge, non c'è un albo soprattutto, quindi non abbiamo alcune tutele, infatti. Chiunque potrebbe fare come Federossi, sì. Tralasciando il fatto della dieta che è illegale, ma potrebbe improvvisarsi personal trainer così pur non avendo un attestato. Senti, com'è strutturato il tuo lavoro oggi? Più o meno, nel senso, lavori online, lavori sia fisicamente che online, prepari atleti? Io faccio un po' di tutto in realtà, cioè principalmente lavoro online a distanza, credo di essere tra i primi ad avere portato questo genere di consulenza in Italia, iniziando nel 2011 e non ce n'erano prima. Io mi ero ispirato molto al lavoro che si faceva in America con i professionisti in realtà. Poi ho visto che si poteva adattare in un certo modo anche con le persone normali, se avevano un'esperienza di base, perché è normale che non puoi fare una scheda di allenamento a chi non sa allenarsi, non sa, non conosce gli esercizi di base. Quindi in realtà cosa faccio? Faccio appunto preparazione a distanza per persone che vogliono mettersi in forma, vogliono tornare in forma anche se già c'erano stati, e poi magari per un periodo anche recupero, diciamo. Esattamente. Poi bisogna preparare pure per atleti professionisti. Preparo atleti amatoriali e professionisti, quindi faccio lo stesso servizio anche per chi lo fa come quasi un lavoro o un vero e proprio lavoro, quanto per quanto riguarda i professionisti. E poi alleno personalmente le persone, ovviamente poche persone, diciamo che al massimo mi capita di seguire 4 persone nell'arco di un periodo, ecco, perché vabbè, li seguo al 100%, sì, faccio parecchia selezione, poi comunque ho un tariffario abbastanza alto e quindi la selezione si fa, certo, anche automatica, per quel motivo, esatto. Certo, sì. Certo. Chiedono in chat cosa ne pensi di Danny Lazzarin. Danny è una persona che io stimo, a me piace molto sia come si pone sui social che come ha saputo sfruttare la sua passione. Dal punto di professionale lo ritengo preparato,
Grazie per l'aiuto. Grazie mille. Grazie. Tu tubo vergogna. Guarda, ora ci chiude la metro. Sì, mo. Quindi, quindi no, a me Danny piace. Piace. No, io lo trovo, sai, la sua forza secondo me è il sorriso, l'autonomia. Esattamente. Perché quello fa la differenza. Vedo gli altri, sono molto montati, molto. A parte, vabbè, Federossi che è in casa eccezionale, ma in generale, no? Li vedo che si prendono talmente sul serio che diventano ridicoli, cioè diventano pagliacceschi. Già il bodybuilding si presta un bravo po' come cosa, e non lo sappiamo perché ci lavoriamo, a è facile diventare un soggetto quando fai queste cose. Quindi se non sdrammatizzi un pochetto, se sei un po' autoironico, un po' tranquillo, diventi un pagliaccio. In questo è molto stesso. Bravo, assolutamente. Infatti, e poi sì, sa, ripeto, sa anche investire sulla sua immagine. E soprattutto non dare immagini del palestrato, quello che comunque non ha cervello. Sì, no, come... infatti non è malato. Pure a livello imprenditoriale ho visto. Bravo, che, esatto, che ha fatto degli investimenti di un certo tipo, insomma. Esattamente. Allora, noi purtroppo dobbiamo andare, no? Perché sennò ci chiude la metro. Però fatemi svelare lo sputtanamento del giorno. Vai, non so vai, se vai. Hai visto l'ultimo video che ha messo oggi. Ok. Dove... Lo possiamo pure vedere? Dai, mettilo. Vediamo. Sul canale suo? No, su Instagram, a me mi ha bloccato adesso. Non su so, Instagram? Per la gioia di Simone. Non so se lo seguite, se ce l'ha privato. Ah, ce l'ha privato? Vabbè, ma io non lo seguo. Ma forse l'ha messo pure, forse l'hanno ricaricato su YouTube. Vediamo un po'. Aspetta, mi metto a me, Lazzi. Lasciami la postazione regia. Sì, non vorrei niente. Che se fai vedere poi qualcosa di privato, ma vabbè, che ha fatto? Si può riassumere quello che ha fatto? E praticamente fa vedere una ragazza, la tocca, okay, dice che è la cugina, insomma, okay, sì, fa... dice però lo faccio perché io sono fidanzato, ma lei è mia cugina, quindi lo posso fare. In realtà non è la cugina, ci sono delle prove. E vediamo queste prove. Vediamo, ma se l'ha privato, mi sa. Credo sia privato. Le leggende di no, ah, vai, ecco. Questa qua è. Sì. Metti un po' reaction. Metti reaction. Sì, aspetta. Ah, un video proprio, eh? Ah, detto che mi avete detto, cazzo, ma sgarri dopo la gara. Non lo so, vedete voi. Mi serve qualcosa di più concreto, ma comunque tranquilli, l'Alessia non si incazza perché lo sa che è mia cugina, altrimenti questo video la proprietaria della villa non ti poteva fare. Porta, troppo in piedi. Pubblico, questo è quello che posso fare io. Invece, io, voi no. E ripeto, mia amorosa non si può incazzare perché mia cugina. Vabbè, chi è che non fa queste cose con la cugina? Penso non ci sia nulla da dire. È normale amministrazione questa, eh? Ok, esatto. E invece allora, un po'. Poi sai, i ragazzi che lo seguono inviano queste cose qua. Che è la ragazza taggata qui. E quindi lui non sa quanti anni compie la cugina, gli fa gli auguri, ma non sa quanti anni compie la cugina. Quindi, questo è un video vecchio. Quindi non è sua cugina. Quindi non è sua cugina, però come al solito lui è famoso per questo, insomma. Cioè, ma lui per le cazzate. Ok, vabbè, lui praticamente, non ho capito, sta con sta una tipa. Per convenienza, non ho capito bene di chi, insomma. Ah, dice, vabbè, uno scambio è, guarda, un dolt adesso, che male c'è? Le coppie Instagram. Ma butta via, cioè, lei c'ha questa villa, così, lui c'ha la location per fare le foto. Vabbè, ragazzi, cose che succedono adesso, questo tra millennium. Ma poi tutte le persone che insulta, millennium, tutti quelli che minaccia e tutto, ma non c'è mai nessuno che gli ha sgarate le chiappe. Ah, oh, questo non lo sappiamo. Perché in realtà lui, vedi, pure con Danny stesso, gli ha promesso, lui promette a tutti, però poi in realtà vivo... non si palesa, o se si palesa scappa. Allora, noi ci chiudiamo la metro e vabbè, io ti ringrazio, peccato siamo potuti stare poco purtroppo, ma ci eravamo messi d'accordo un po' prima, poi c'è stato un po' un vabbè, problema. Vabbè, si ripeterà, ragazzi. Si ripeterà, anche una cosa più strutturata.
Mi ha fatto piacere comunque ribeccarci e spero che ci sarà occasione, insomma, piacere di replicare. Marra, dottor Marra. Ci vediamo domani. Ragazzi, grazie mille per aver visto la live. Io ringrazio l'ospite. Se vuoi dire grazie. Come sì, ti chiami sui vari social, così almeno la gente ti può seguire. Su Instagram mi trovate come Eugenio Paniccia, chiocciola Muscle Dandy, Muscle Dandy con la Y. Specifichiamo per le pensanti. Vabbè, dai, su. Niente, cercate altrimenti Eugenio Paniccia. Lì trovate nelle storie in evidenza. Un paio proprio specifiche sul nostro amico e su altri personaggi che ho smascherato nell'ambiente del fitness che fanno insomma cose simili, perché poi in realtà a me piace anche questo, oltre che offrire contenuti tecnici, oltre che fare il mio lavoro, cerco pure di aprire gli occhi insomma a chi mi segue, smascherando personaggi che appunto, diciamo, un po' dubbi. Fanno un po' le vanna marchi della situazione. Ok, perfetto. Va bene, ciao ragazzi. Ciao, grazie ragazzi, ancora. Grazie mille. Simone sarà contento di grande supporto. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.